Due giornate di campionato, 180 minuti giocati e il Pescara è già solo in testa alla classifica, punteggio pieno. Un dato incoraggiante che può aiutare la squadra a lavorare meglio e a dare positività all'ambiente, ma che non può e non deve fare minimamente pensare che tutto sia facile. Le due vittorie con Ancona Materica e Carrarese hanno messo in evidenza il potenziale del Pescara, la voglia di vincere le partite nel finale, ma anche che i margini di crescita sono enormi. E dal punto di vista tecnico-tattico, con la necessità di assimilare i concetti di Auteri, e dal punto di vista mentale. Aspetto questo sottolineato dallo stesso tecnico quando ha parlato di una squadra che si è specchiata troppo anziché infliggere nel momento più propizio il colpo di grazia agli avversari, un copione che si era già visto con l'Ancona Matelica. Anche in questa ottica va vista la sorprendente mossa dello stesso Auteri di cambiare l'intero tridente all'intervallo. Nessuna bocciatura tecnica, ma un forte segnale ad avere un atteggiamento di chi vuole chiudere la partita senza rilassamenti che possono essere deleteri. La partita di Carrara ha segnato anche il debutto degli ultimi innesti di mercato, da Clemenza, titolare e cambiato all'intervallo, a Rauti, entrato a inizio ripresa, fino a Rizzo, il cui impiego ha portato al cambio di modulo col passaggio al 4-3-3, Rizzo che ha chiuso la partita da terzino sinistro per l'espulsione di Nzita. Non vedevo l'ora di arrivare qui perché è stata una trattativa molto lunga, poi alla fine meno male si è sbloccata e sono venuto qua, dai, sono molto contento e qui ho portato bene, dai, è andata bene, abbiamo vinto una grande battaglia, però già domenica ci aspetta un'altra, che tutte le partite saranno difficili perché la Lega Pro è un campionato durissimo, noi dobbiamo andare in campo come siamo andati oggi, con grinta e con le cose che abbiamo fatto col mister e abbiamo portato a casa una grande vittoria. C'è stata una telenovela, Giuseppe, che è durata tanti giorni. Insomma, sì, che cosa insomma, è successo in quei giorni? Si aspettava che la Triestina potesse prendere un altro giocatore del tuo ruolo, probabilmente era quello il problema. Sì, abbiamo aspettato, io quando ho saputo del Pescara ho detto subito sì, poi ho aspettato la Triestina per liberarmi, poi c'è stato un po' di casini perché poi si è fatto male un mio compagno là a Trieste e poi si è fatto l'ultimo giorno, per fortuna, dai, è andato tutto bene.